Massaggi orientali speciali, sequestrato centro estetico per sfruttamento della prostituzione, arrestato il gestore, un cinese 54enne. Ghiaccio e neve, di nuovo allerta fino a domenica alle ore 12, previste deboli nevicate e protezione civile già pronta per l'emergenza. Un consiglio per i lavoratori delle aziende in crisi, sala granai gremita in occasione del consiglio straordinario richiesto dalla minoranza. Coppa Italia, la Nottolini perde ma con dignità, al termine di una sfida combattuta il Pinerolo conquista l'andata per 3-1. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione in diretta su Di Lucca. In apertura del nostro telegiornale questa sera la cronaca e parliamo dell'operazione portata a termine dai carabinieri di Cortile degli Svizzeri che insieme ai colleghi della stazione di San Concordio hanno posto sotto sequestro un centro estetico molto particolare a Sant'Anna. Arrestato anche il gestore, un cinese 54enne per sfruttamento della prostituzione. Il racconto della vicenda nel nostro primo servizio. Giovani massaggiatrici di alto livello, diplomate nell'arte del massaggio, qualificate per soddisfare le tue esigenze. Le nostre ragazze ti faranno sentire in paradiso. Questa è la frase riportata sul sito web del centro estetico Rong Chang, sito in via Tonelli a Sant'Anna Lucca. Un messaggio che si tramutava anche in fatti, dato che coloro che lo frequentavano entravano pallidi e stanchi e uscivano allegri e dal bel colorito rossastro. Eh sì, perché il centro di Sant'Anna, gestito da cinesi, era un centro molto particolare, lontano dall'essere estetico e più vicino all'essere piacevole per quegli uomini di età varie dai 20 ai 70 anni provenienti da tutta la Toscana e non solo e appartenenti a qualsiasi ceto sociale che usufruivano degli speciali massaggi praticati dalle tre giovani e belle ragazze orientali tutte regolari sul territorio che operavano alle dipendenze di Gao Xi, il gestore 54enne già noto alle forze dell'ordine residente a Lucca, arrestato per sfruttamento della prostituzione e lavoro nero. A far scattare le indagini dei carabinieri proprio il sospettoso via vai di clienti di sesso maschile che giornalmente entrava ed usciva dalla struttura. Dopo circa due settimane di appostamenti e domande a coloro che uscivano dal centro e che confermavano che all'interno dello stesso, ad un costo che variava dai 70 ai 120 euro, veniva fatto qualcosa in più del singolo massaggio, non un rapporto sessuale completo ma atti di masturbazione, i militari nel pomeriggio di giovedì hanno quindi fatto irruzione nello stabile, trovandovi all'interno anche un cliente. Il Gao Xi si trova adesso in carcere e rischia una condanna che varia dai 4 ai 12 anni. Il centro è stato sequestrato, così come 3.600 euro presenti nella cassa al momento del blitz. Un uomo di 41 anni di Alto Pascio è deceduto questa mattina mentre percorreva con la sua auto la Sarzanese Valdera tra Cascine di Buti e Caccialupi. L'automobilista alla guida della sua auto si è scontrato con un camion che stava viaggiando verso Lucca. Inutile il tentativo del camionista di evitare l'impatto, l'uomo è morto sul colpo, è rimasto incastrato tra le lamiere della macchina ed è stato estratto poi successivamente dai vigili del fuoco. E chiudiamo la cronaca e torniamo a parlare di allerta meteo. È infatti stata diramata una nuova allerta per neve e ghiaccio per la giornata di domani e fino a domenica alle ore 12, ma soprattutto il gelo e il brusco calo delle temperature che mette a rischio le classi sociali più disagiate. Il punto nel servizio di Marco Baldocchi. Lucca si dovrebbe risvegliare nella giornata di domani sotto una leggera nevicata, che stando ai meteorologi non dovrebbe creare grossi disagi alla circolazione. È prevista infatti una criticità ordinaria per rischio neve sul territorio provinciale. Le precipitazioni nevose dovrebbero cominciare nella notte sull'area est-sud-est della regione ed estendersi gradualmente a tutta la regione nel corso della mattinata di sabato. Situazione che non preoccupa sia per la quantità di neve sia per l'intensità della precipitazione. La protezione civile comunale tornerà comunque da questa sera
a spargere altri quintali di sale, soprattutto sulla viabilità collinare, e le operazioni si ripeteranno dove necessario per tutto il weekend. E allora attenzione che torna sulla colonnina di Mercurio, che proprio nel fine settimana dovrebbe scendere ben al di sotto dello zero, e per il forte vento di tramontana che aumenterà ulteriormente il freddo percepito. Già nella giornata di ieri, Geral e Acque Spa hanno comunicato alla cittadinanza di proteggere dal gelo i contatori dell'acqua per evitare il rischio di congelamento, ma a destare la maggiore preoccupazione sono le categorie più disagiate, e a riguardo il Comune di Lucca ha intensificato l'attenzione alle persone in stato di necessità. E tramite l'assessore al sociale Angelo Monticelli si chiede la collaborazione di associazioni e cittadini per ricevere segnalazioni di eventuali casi di persone in stato di bisogno. Il vice sindaco rende noto che il comune ha una panoramica completa delle situazioni da monitorare, ma che solo grazie all'aiuto di tutti si possono davvero limitare al massimo i rischi di questo gelo polare. E ci spostiamo adesso ad Alto Pascio, dove ieri sera si è svolto il consiglio comunale aperto rivolto ai lavoratori delle aziende in crisi, richiesto dalla minoranza. Sentiamo. Sono stati loro i lavoratori licenziati, messi in cassa integrazione, sottoposti a riduzioni di orario e interessati da contratti di solidarietà, i protagonisti del Consiglio Comunale Straordinario, richiesto congiuntamente dai gruppi di opposizione e svoltosi giovedì in una gremita sala dei Granaia ad Alto Pascio. All'ordine del giorno la delicata questione occupazionale del territorio. Troppe infatti le aziende, piccole e grandi, che stanno attraversando un momento di crisi, dalla Panem alla nuova LAM, passando per la Conad, solo per citare i casi più noti. Troppi lavoratori, famiglie che non hanno certezza sul proprio futuro. Ed è proprio per dare un sostegno concreto a tutti loro che sui banchi del Consiglio è arrivata la questione SOS aziende in crisi. A prendere la parola nel corso della serata gli RSU delle tre aziende sopracitate, che hanno ricostruito i passi salienti della loro storia e del loro futuro ricco di dubbi e preoccupazioni. E l'opposizione, che ha presentato all'intero Consiglio un documento accolto anche dal primo cittadino Maurizio Marchetti, contenente quattro proposte, ovvero la costituzione di un tavolo tecnico sul territorio per monitorare costantemente la situazione lavorativa ad Alto Pascio, la costituzione di un fondo straordinario di sostegno al reddito per i lavoratori colpiti da licenziamento, contratti di solidarietà o cassa integrazione, esenzione dal pagamento di tasse e rette comunali per le suddette categorie ed interventi di agevolazione tariffarie e fiscali per le imprese che investono o mantengono i livelli occupazionali. E continuiamo a parlare di lavoro. Le dichiarazioni televisive di Monti in merito alla monotonia del posto fisso hanno suscitato diverse polemiche. Ma i lucchesi cosa ne pensano? Li ha intervistati per noi Angela Greco. E in merito alla dichiarazione del Premier Monti sulla monotonia del posto fisso e sul fatto che i giovani debbano abituarsi all'idea di non averne uno, sentiamo che cosa ne pensa la gente. Due cose alla fine sono fondamentali nella vita. Il lavoro... E la famiglia, quindi una casa, e la famiglia viene mantenuta dal posto di lavoro, quindi il posto di lavoro deve essere una certezza. E dire che il posto fisso è monotono, secondo me, è una grande sciocchezza. L'ho fatto per 30 anni fisso e ho avuto una sicurezza. Farlo monotono, diciamo, 5 anni, non impara né un mestiere né nulla. Si dimetta prima lui, c'ha il posto fisso, smetta lui. Che vive in un altro mondo, scenda in terra a Monti. Sono d'accordo anch'io, perché indubbiamente è una cosa che non funziona. Parlano bene perché loro hanno tanti soldi. È vero secondo me, perché il posto fisso è difficile entrare in un posto e andarci in pensione. Quindi sono d'accordo su quello che ha detto Monti. Non penso che avesse voluto proprio intendere questa cosa qui, proprio come magari si è venuta fuori sui giornali o in generale. Dato che non erano queste le sue intenzioni, secondo te invece che cosa voleva dirci il Premier Monti? Voleva dirci che comunque in questa situazione qui dobbiamo anche un po' adattarci alle cose e magari la voleva addolcire un po' così.
Il posto fisso è una cosa importantissima, perché senza posto fisso uno non può fare progetti per il futuro. E poi, se fossimo in una realtà in cui uno può cambiare continuamente, trovare sempre opportunità nuove, belle e stimolanti, ma siccome la realtà italiana non è così, cioè, credo che senza posto fisso non ci sia molto futuro. E parliamo adesso di bilancio e ci spostiamo a Capannori, dove ieri il Consiglio Comunale ha approvato con i soli voti della maggioranza il bilancio di previsione 2012. Tutti i dettagli sull'importante documento che regola la vita del Comune nel nostro prossimo servizio. Salvaguardia della spesa sociale nonostante la forte contrazione dei trasferimenti statali, che in 2 anni sono diminuiti dell'80%, passando dai circa 10 milioni di euro del 2010 ai 5 del 2011 e 2 milioni e 700 mila euro del 2012. È questo uno dei dati più rilevanti del bilancio di previsione, insieme all'introduzione dell'IMU prevista dalla legge, approvato dal Consiglio Comunale di Capannori, con i voti contrari dell'opposizione. Nel dettaglio il documento prevede lo stanziamento per la spesa sociale in 5 milioni e 289 mila euro, con un incremento di 81 mila euro rispetto alla previsione 2011. Inoltre sono previste una serie di misure anticrisi, come la costituzione di un fondo straordinario di 20 mila euro per finanziare misure volte a sostenere i capifamiglia disoccupati o in cassa integrazione, e un fondo di 150 mila euro destinato alle giovani coppie, mentre restano invariati gli aiuti per le famiglie monoparentali e per quelle numerose. Aumenta poi di 50.000 euro la spesa per l'assistenza domiciliare. Tra i punti rilevanti del bilancio, la destinazione degli oneri di urbanizzazione esclusivamente agli investimenti e non più alle spese correnti, che si baseranno solo sulle entrate. L'accensione di mutui in 3 anni si è ridotta poi di 2/3. Nel 2012 sarà di 1 milione e 200 mila euro. La spesa corrente prevista è inoltre di 22 mila euro. Stanziamento questo che ha suscitato le critiche dell'opposizione. PDL e UDC avevano infatti chiesto una contrazione di tale spesa, così da tenere più bassa ad esempio l'aliquota IRPEF, passata invece dallo 0,5 allo 0,8%, con una previsione di entrate di circa 1 milione e 300 mila euro. E torniamo adesso ad occuparci del caso Via l'Europa. Questa mattina in prefettura si è svolto il tavolo tecnico convocato da Sua Eccellenza il prefetto Alessio Giuffrida, che ha proposto agli enti presenti una possibile soluzione per ovviare all'ordinanza emessa dal sindaco di Capannori del Ghingaro, che prevede il senso unico alternato dei tir sulla via in oggetto. Il prefetto ha proposto la suddivisione del blocco in 3 fasce orarie, con la possibilità dei tir di transitare dalle 10 alle 12. Per Capannori una proposta positiva, perché comunque non si parla più di revoca dell'ordinanza. Un passo indietro del Ghingaro, secondo il presidente della provincia Stefano Baccelli, che se accettato è segno di buonsenso. Ora devono esprimersi le categorie e Lucca, comune quest'ultimo che reputa la soluzione poco percorribile. Maggiori dettagli nell'edizione del nostro telegiornale di domani sera. E torniamo a Lucca. Il centro commerciale naturale di San Concordio sta preparando una petizione al sindaco Mauro Favilla per migliorare i servizi ai cittadini e dei commercianti del quartiere. Sentiamo di cosa si tratta nel servizio di Marco Baldocchi. Sono finiti i tempi di quando a San Concordio si richiedeva l'apertura al doppio senso sul viale. Lontanissimi quelli del sottopasso aperto alle autovetture, ma per rivitalizzare il quartiere i rappresentanti del centro commerciale naturale di San Concordio hanno le idee chiare. Pochi secondi di semaforo verde sulle vie d'accesso basterebbero per migliorare l'accessibilità. Mai il doppio senso di circolazione con la pista ciclabile e i lavori che sono stati fatti non credo che possa essere effettuato. Ormai chiediamo solamente una facilitazione di poter entrare nel viale e nel quartiere. Poi nel viale, purtroppo per queste problematiche, come pure da via Guidiccioni, la stessa cosa, il semaforo per entrare nel viale potrebbe protrarsi un attimino il rosso dalla parte opposta di via Teresa Bandettini, lasciando
qualche secondo in più il verde per la svolta a sinistra per facilitare entrare nel viale San Concordio e poi fare scattare il verde di nuovo, quindi si tratta di solo pochi secondi, si potrebbe agevolare un po' entrare e uscire dal viale San Concordio e poi se qualsiasi miglioria o qualsiasi abbellimento soprattutto nel verde, nell'esteticità del viale, del quartiere, benvenga. Apriamo adesso la pagina degli eventi perché prosegue al Real Collegio anche per questo weekend l'evento Lucca fuori stagione, weekend questo dedicato ai più piccoli, vediamo. Cos'è Lucca fuori stagione? È un contenitore di eventi finalizzati a coniugare l'offerta turistica con opportunità commerciali, sociali e culturali per il nostro territorio. L'obiettivo iniziale è quello di attirare a Lucca almeno 20.000 persone e di contribuire alla crescita dei flussi turistici nei cosiddetti periodi morti. Nel dettaglio la coordinatrice del progetto, Alessandra Guidi. Questa serie di manifestazioni è finalizzata a una promozione turistica e un marketing culturale della città nel periodo morto invernale. L'iniziativa, sostenuta da Provincia, Comune di Lucca, Camera di Commercio e fondazioni bancarie, prevede l'ingresso libero e un'unica location, Real Collegio. Quel che lamentavano a Lucca, come nella maggior parte delle città di queste dimensioni, è che la stagione turistica e la stagione degli eventi è piuttosto corta. A Lucca negli ultimi anni siamo riusciti a allungarla notevolmente. Prima col Desco siamo riusciti a coprire il periodo di novembre, quindi quello successivo ai Comics. E con questa serie di manifestazioni riusciamo a coprire anche il periodo che va praticamente da gennaio a aprile a Pasqua. E quindi la stagione è completa. Ecco. Dopo Lucca Città della Musica e l'evento in corso di Lucca per i piccoli, in programma altri appuntamenti. Salone della terza e quarta età dal 16 al 19 febbraio, l'evento in rosa di Lucca e Donna dall'8 all'11 marzo e per concludere in bellezza, Lucca Elegance, due weekend dal 22 al 25 marzo e dal 29 marzo al 1 aprile. E proprio nell'ottica di rendere Lucca sempre più meta di turisti anche fuori stagione, dopo aver allacciato rapporti internazionali con la Cina, con Panama e l'Argentina, adesso Lucca guarda la Corea del Sud. Questa mattina il sindaco Mauro Favilla ha ricevuto nella sede comunale a Palazzo Orsetti l'ambasciatore in Italia della Repubblica della Corea, Kim Yong-seok, accompagnato dal consigliere economico e dall'addetto militare dell'ambasciata. Il sindaco Favilla, dandogli il benvenuto ufficiale della città, ha fatto dono all'ospite di alcune pubblicazioni su Lucca e sui suoi monumenti più celebri, parlando anche della possibilità di allacciare rapporti culturali e turistici. E ancora per gli eventi ci spostiamo al Centro Culturale Agorà, dove quest'oggi si è svolto un convegno internazionale che proseguirà anche domani mattina dalle 9 alle 12.30. Sentiamo di cosa si tratta nel servizio di Angela Greco. Qualcosa c'è là fuori che non ama un muro. La poesia Mending Wall di Robert Frost ispira il convegno internazionale di aggiustare il muro. Promotore dell'evento, il Centro Internazionale di Studi Europei Lusofoni dell'Università di Lisbona, fiancheggiati dalla Fondazione Dinoterra. L'esponente letterario, uno dei più importanti del ventennio dell'inizio del Novecento, Dinoterra, rappresenta proprio un momento di svolta e di particolarità nella letteratura, perché è uomo che varca i confini. Non soltanto i confini letterari, ma anche i confini della scienza, nel senso che pone dei pilastri tali da poter mettere in comunicazione ambiti diversi del sapere. Ad aprire l'evento presso il Centro Culturale Comunale Agorà, l'assessore alla cultura Letizia Bandoni. È un'opportunità che ci viene data, noi siamo la città delle mura e oggi parleremo invece di tutti quelli che sono gli steccati, anche ideologici, culturali, non solo fisici, che a volte appunto creano difficoltà nella socialità, no? delle persone. Quindi il fatto che una città come Lucca, che ha fatto delle mura la sua icona anche culturale in Italia e nel mondo,
ospiti qua un convegno in cui si parli di come abbattere, come abolire le mura, diciamo le mura anche non tangibili, credo che sia un'opportunità da cogliere, proprio perché il CLEPUL, l'Università di Lisbona, ha voluto fortemente la nostra presenza. Noi non possiamo che rispondere, presenti ci siamo, e quindi oggi è solo un'occasione per la nostra città. E adesso una breve sigla e poi la pagina sportiva. Ben ritrovati con la pagina sportiva, questa sera in primo piano la pallavolo femminile con Nottolini che ieri sera ha perso contro Pinerolo per 3-1 in quella che era la gara valida per l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Il punto sulla partita e sul prossimo impegno delle ragazze capannoresi nel nostro prossimo servizio. Una sfida bella e molto combattuta che alla lunga però ha visto la Nottolini cedere lucidità e precisione, consentendo alla formazione ospite di imporsi con un netto 3-1. Ma andiamo con ordine. Beccheroni schiera il sestetto base, l'inizio del match è equilibrato ed il primo timeout tecnico arriva sul punteggio di 6-8. Dopo il cambio Tessitori sbrana, arriva il primo allungo ospite 13-16, ma la Nottolini lotta e riporta prima il punteggio su 18-18 e poi passa in vantaggio, chiudendo il primo set 25-23. Il trend positivo continua anche nella seconda frazione, che vede timeout tecnici sull'8-6 e 16-15. A questo punto però, dopo una battuta sbagliata, cala completamente la sicurezza e la concentrazione delle capannoresi, che vanno in affanno e subiscono da un lucido Pinerolo che chiude il set sul punteggio 18-25. La prima fase del terzo set è poi di nuovo equilibrata e molto combattuta, ma inspiegabilmente sul 20-21 in pieno recupero le padroni di casa commettono tre errori consecutivi che consegnano il set alle piemontesi. Ospiti che senza troppa fatica conquistano anche il quarto e ultimo set con 6 punti di vantaggio sulla Nottolini. E dagli errori bisogna imparare e adesso le bianco-blu devono mettere in pratica quanto capito sabato prossimo in occasione dell'importante incontro casalingo con Montelupo. Formazione quinta in classifica, quota 24 punti, 6 in più della Nottolini che all'andata perse 3-2. E adesso il rugby. Il maltempo non ha creato disservizi solo ai cittadini a causa del rischio neve, soprattutto gelo. Il rugby toscano ha infatti deciso di fermarsi per una settimana. Marco Baldocchi. Battuta d'arresto davvero imprevista per il rugby Villaggio Lucca. La squadra lucchese, capolista del girone B di Serie C Toscana, non scenderà in campo domenica a Grosseto causa maltempo. Le copiose nevicate e le temperature rigide dei prossimi giorni hanno indotto il Comitato Regionale Toscano della Federazione Italiana Rugby ad interrompere tutte le attività giovanili e senior previste inizialmente per il fine settimana. Uno stop all'attività agonistica che non consente ai ragazzi di malpaganti neppure di allenarsi al campo dell'acquedotto. Una situazione meteorologica che interrompe bruscamente l'ottimo momento della squadra, che reduce dalla bella vittoria di San Vincenzo contro Rufus, si stava preparando alla trasferta di Grosseto per mantenere il comando della classifica. Turno di riposo che coinvolgerà tutte le squadre toscane, che recupereranno la giornata del 5 febbraio, la domenica successiva del 12. Inutile programmare tante gare che potrebbero rischiare di saltare a causa della neve e soprattutto del ghiaccio, che sta colpendo in questi giorni il centro Italia. Rimandare tutto di una settimana non appare un problema insormontabile. Quindi appuntamento fissato per domenica 12 per chi volesse seguire la squadra a Grosseto o per domenica 19 al campo dell'Acquedotto per la sfida contro l'Unione Elvetiana Rugby. E a fermarsi domenica sarà anche il campionato di eccellenza toscana, girone A. L'FC Lucca infatti non scenderà in campo in quella che era la gara prevista alle ore 15 al Porta Elisa. E per questa edizione è tutto, dopo la sigla il meteo, mentre il prossimo appuntamento con l'informazione in diretta su di Lucca per domani sera alle ore 19. Vi ricordo comunque che il telegiornale e i singoli servizi sono visitabili anche sul nostro sito web all'indirizzo www.dilucca.it. Grazie per averci seguito e a tutti voi un buon proseguimento di serata.